Beh, le emozioni sono tante, lasciare un ufficio come questo di Catanzaro dopo 5 anni e mezzo e dopo tutto il lavoro che è stato fatto. Siamo partiti da una procura che aveva 18 sostituti, siamo adesso in una procura con 24 sostituti e 3 aggiunti, una procura che aveva 6 sostituti in DDA e adesso ne ha 12 in DDA, quindi con la possibilità di affrontare il lavoro in maniera diversa. E tutto il lavoro che è iniziato un tempo fa e che ha trovato poi, è iniziato con il procuratore Lombardo e col procuratore Borrelli, con cui insieme abbiamo posto le basi per questo rinnovamento. E poi ha avuto lo sprint col dottore Gratteri, che è riuscito a trasformare questa macchina, veramente, come dice lui, una macchina da guerra. È una procura che può affrontare qualsiasi situazione, che ha una capacità di approccio nei confronti dei fenomeni criminali, di ordinaria, di DDA, è veramente elevato. C'ha magistrati preparatissimi, ragazzi giovani che sono motivati, che sono venuti qui per scelta, perché hanno creduto nel progetto del dottore Gratteri. E poi è un personale amministrativo che è sempre stato disponibile, che ha supplito con la generosità alle carenze di organico e di materiali, di strutture. Quindi lascio una procura veramente un grande ufficio, sotto il profilo professionale e sotto il profilo umano. E di questo mi dispiace. Cosa si aspetta adesso a Reggio Calabria? Beh, Reggio Calabria è un ufficio di grande tradizione, un grande ufficio, è un ufficio importante, molto importante. Diciamo che è una procura più grande e sicuramente non ci sono gare in cui arrivare i primi. Si tratta di attività di lavoro concorrenti, perché l'obiettivo per tutti è unico, è quello di sconfiggere l'illegalità in tutte le parti della Calabria. Quindi mi aspetto sicuramente dei colleghi bravi, motivati, che hanno dimostrato fino ad oggi, sotto la guida sapiente dei precedenti procuratori, di far bene il loro lavoro e che hanno ottenuto tanti successi. Qual è la cosa che le manca di più della procura di Catanzaro? Beh, in questo momento, lasciando un ufficio dopo 5 anni e mezzo, sicuramente il calore umano di tutti, dei colleghi e del personale, della polizia giudiziaria. C'è da aspettarsi a questo punto magari una maggiore collaborazione più intensa? Ma c'è sempre stata collaborazione fra le due procure distrettuali e sicuramente non verrà meno. Noi abbiamo sempre collaborato come Catanzaro con Reggio Calabria, perché molte sono le indagini che convergono su aree criminali contigue. Quindi diciamo che non ci sarà una nuova collaborazione, continuerà la collaborazione che c'è sempre stata. Tante inchieste condotte in questi anni con grande successo, ce n'è qualcuna qui è più legata? No, il lavoro per me è tutto uguale, l'impegno è sempre lo stesso. Sicuramente l'impatto mediatico può essere diverso, ma il lavoro che abbiamo fatto in questi anni è tanto e non sempre è venuto alla ribalta, perché i ragazzi hanno lavorato in maniera veramente esemplare, ottenendo risultati che a volte erano inesperati.